professione e competenze che ci immaginiamo in questo contesto di valorizzazione del bene culturale, come abbiamo sentito, che in qualche modo ci costringe a ripensare al ruolo delle persone in questo processo di transizione, all'importante nozione di contesto o dei diversi contesti che gli oggetti del patrimonio culturale ci costringono a reinventare per esplicitare al massimo, diciamo, la valorizzazione di questi beni, le relazioni, quindi il tema delle interconnessioni, della costruzione attraverso questi nuovi contesti di nuove relazioni e lo spessore semantico che ovviamente questo nuovo approccio alla rappresentazione della conoscenza può portare con sé. L'aspetto centrale di tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso è la relazione. Anche prima la dottoressa Moro poneva l'accento su questo tema. Ora, nella mia disciplina, che si chiama architettura dell'informazione, io sono laureato in lettere, è una disciplina che è nata dall'archivistica e ci sono tante professionalità che poi sono andate a confluire in questa, in questo mestiere che è l'architettura dell'informazione. Ci sono appunto archivisti, ma ci sono anche architetti proprio, architetti delle cose fisiche. Ci sono anche ingegneri, però insomma tutti insieme confluiamo su uno sguardo, e questo sguardo è quello in cui è la relazione che plasma le cose, è la relazione che deve essere pensata prima delle cose. Nella nostra disciplina ci sono quattro pilastri. Il primo è quello della ricerca sulle persone, la ricerca con gli utenti. Poi c'è una seconda attività che noi facciamo, che è quella di andare a immaginare ciò che dovremmo costruire come se fosse un ambiente. Il terzo pilastro è a che vedere con la dimensione fenomenica di questi oggetti. Queste cose devono andare a colpire i sensi delle persone. Qual è il modo migliore di classificare le informazioni o di strutturarle, di stabilirne la natura? E quindi il quarto pilastro è quello che porta i miei colleghi architetti di informazione a fare dei test continuamente. Ecco, c'è un po' un passaggio di testimone fra queste quattro aree, che sono anche quattro fasi dello sviluppo di un pensiero progettuale, ma il trucco che abbiamo capito nel tempo è che non dobbiamo progettare delle cose, noi dobbiamo progettare degli eventi.